Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui per parlare del nuovo volume di Samuel Stern. E attenzione, 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 siamo già arrivati al nono volume. È stata veramente una carrellata, una corsa veloce e ora siamo qui. Nono volume, perché lo dico con tanta, diciamo, enfasi? Perché ve lo spiego adesso. Nono volume di Samuel Stern, eccolo qui. Si chiama Il Mistico, 3 ore e 50, è datato agosto 2020, la data di uscita è il 30 luglio 2020, 3 ore e mezzo, ve l'ho già letto, formato Bonelli, del 98 pagine, bianco e nero, e una sorpresa già annunciata. Attenzione, attenzione, perché già oggi, che è agosto, ci parlano dell'evento di ottobre, ovvero l'8 di ottobre uscirà lo speciale di Samuel Stern. Ebbene sì, sarà qualcosa di particolare perché saranno storie inedite e la ristampa dell'ormai introvabile numero zero. Per chi se lo chiedesse, no, io non ce l'ho. Quindi sarà un'occasione anche per me di avere in mano quel numero zero. Cosa vogliamo di più dalla vita? Al momento leggerlo. Quindi partiamo subitissimo, ragazzi. Partiamo con la copertina. Copertina solite sei mani, piccioni di Vincenzo Tanzillo, che ci portano come al solito ad affiancarci a Samuel. Noi siamo praticamente quasi con lui nell'azione, azione che ancora non sappiamo, volendo vedere che cosa sarà, però vediamo il mistico come titolo, vediamo quello che sembra la vetrata di una chiesa, vediamo quello che sembra l'interno di una chiesa gotica abbastanza orrorifica e vediamo un Sam che è quasi colto alla sprovvista da qualcosa che compare. Quindi è proprio una copertina immersiva che non ti fa paura diretta, non ti spiega direttamente che cosa incontrerai, ma girandoci praticamente attorno ci porta a essere insieme a Sam, come se noi fossimo lì con lui, che ci dovessimo girare anche noi di scatto per vedere cosa. Vedere cosa lo scopriremo leggendo. È una copertina magnifica, devo essere sincero, e mi piacciono molto, anche il taglio che vengono date le copertine di Samuel è molto molto particolare. Questa ha un taglio molto in prima persona, come se fossimo davvero lì con lui. Quindi mi fa davvero davvero piacere vedere queste copertine. Sei mani, un capolavoro. Nulla da aggiungere. I miei complimenti davvero, ma davvero davvero, ragazzi. Entriamo poi al suo interno. Abbiamo la pubblicità, o meglio, una presentazione sia del numero in corso sia del futuro speciale ad opera di Gianmarco Fumasoli, scusate, mi stavo sgranchendo la gola, in questo suo editoriale, come al solito molto bello e molto impuntato verso i fan, mi fa piacere. È come una chiacchierata mensile di me lettore con te autore, ed è una cosa che a me piace molto. Eccoci qui al solito frontespizio, sempre suo, di Antonio Mlinarić. Niente da dire, è sempre bellissimo. E poi abbiamo gli appunti dal Derry Lang. Madonna, non riuscirò mai a pronunciarlo. Eccoli qui, come al solito, un'introduzione molto interessante all'argomento base di questa storia. Quindi nulla da aggiungere. Davvero, davvero, pacchetto completo tra copertine redazionali. I miei complimenti, come al solito, a tutto il gruppo. Ciao a tutti, torniamo a bordo di Samuel Stern numero 9, Il Mistico, per parlare dei disegni. I disegni sono ad opera di Luigi Zagaria, o Zagaria, no, sarà Zagaria immagino, quindi io lo pronuncio Zagaria, poi correggetemi se ho sbagliato. E che posso dirvi? Sono disegni magnifici e soprattutto sono disegni che colgono l'emozione e il dettaglio, cioè guardate che spettacolo. Padre Duncan è qualcosa di spettacolare. Abbiamo un sacco, ma un sacco di emozioni. Cioè, vedete, anche in piccolo potete vedere questa sequenza che stupisce Sam, poi lo capirete entrando. Potete vedere questo povero ragazzo. Cioè, sono veramente scene importanti. Devo essere sincero, mi hanno proprio colpito. Come posso definire? Sono davvero interessanti, si va anche nel paesello, cioè, quindi si cambia anche atmosfera rispetto al solito, paesello allegro oserei dire. Andiamo a conoscere un simpatico pretonzolo un po' rimba di nome Vilmo Barbè,
si parla di cibo italiano. Guardate che carino il pretonzolo. È molto interessante tutto questo. E soprattutto voglio farvi vedere anche la solita scelta grafica di ingrigire il flashback passato, molto divertente, molto bella. Insomma, c'è davvero di che essere contenti. Abbiamo pure una citazione di un viaggio all'inferno e capirete molto bene cosa intendo quando leggerete questa storia. Ed è qualcosa di molto importante. Poi da qui parte, diciamo, una sequenza che mi preoccupa, nel senso, beh, ve la spiego un po' meglio dopo perché mi ha colpito tanto questa sequenza. L'espressività di Sam, incredibile in questi disegni e anche queste scelte, quasi in un certo senso manga style, però molto interessanti, che danno il via a quello che poi sarà una vera e propria lotta. Scenderemo poi, questa espressione alla Rasputin dei tempi che furono. Rasputin intendo il Rasputin, non il cattivo di Brat, di Corto Maltese. Guardate che figata, cioè veramente a livello di grafica, a livello di disegni, un signor lavoro, davvero interessante. C'è dentro tutto quello che mi aspetto da Samuel Stern, c'è dentro atmosfera, ci sono dentro luoghi pericolosi. Luoghi bui, luoghi in cui c'è qualcosa che si annida, ma quel qualcosa che si annida te lo senti dentro. Interessantissimo anche la raffigurazione della lotta, diciamo, tra Irving e, si chiama Irving, giusto? Aspetta che devo ricordarmi giusto sì, Irving, il santone, e Sam con quella tavola molto manga. Cioè, è tutto veramente molto molto bello, molto molto inquietante. Una delle cose che mi ha lasciato più spiazzato in tutto questo è queste immagini dei curati da Irving, che sono immagini forti, eh. Quindi devo essere sincero, bello, cioè davvero, io non ho altre parole per dirlo. Cioè, Samuel Stern, senza bisogno di lustrini e paillette, ma semplicemente portando quello che ti deve raccontare a livello di immagini, fa un lavoro egregio, fantastico, davvero. Io posso soltanto dire che sono tra l'inquietato, lo spaventato e l'ammirato di questi disegni, davvero. I miei complimenti, perché è davvero un bellissimo lavoro. Cioè, non so nemmeno cosa aggiungere, se non almeno sfogliatelo, ecco. Andate in edicola, prendete la copia, dategli almeno una sfogliata. Magari non l'avete mai letto, magari i primi numeri non vi hanno convinto, non vi è piaciuto, non importa. Apritelo e sfogliatelo, perché secondo me, almeno per i disegni, vale la pena di perdere quei 5-10 minuti a sfogliarlo. Davvero, fatevi sto favore. Fatevi sto favore, mi raccomando. Ed eccoci ancora qui a parlare di Samuel Stern e questa volta della storia. Storia che ad opera di uno degli autori, che non lo nego, mi piace di più in assoluto. Fuori dal mondo Bonelli, fuori da Dylan Dog, fuori da quello che normalmente considero un po' la mia cerchia e la mia comfort zone, esistono altri autori. Uno di quegli altri autori è proprio lui, Davide La Rosa. Davide La Rosa è un personaggio fantastico, ha una cultura molto vasta, disegna anche lui a modo suo, prima o poi magari faremo una chiacchierata sul suo stile. Ed ha una cultura di base molto forte. Diciamo, è molto preparato su determinati argomenti, ma soprattutto li sa trattare, li tocca con le giuste corde. Quindi, su Samuel Stern ha potuto dare vita a un qualcosa di molto interessante, ovvero i santoni, i mistici, il mistico in questo caso, Irving, questo personaggio che guarisce i mali, frutto di una non si sa cosa. Quindi Duncan gli viene chiesto di intervenire, anche perché i guariti del nostro santone, ok, gli passerà pure tutto ciò che hanno, però diventano così degli involucri vuoti. Questa cosa bisogna chiarirla, quindi padre Duncan viene inviato e ovviamente Sam gli va dietro. Ovviamente Sam viene spacciato per l'assistente, anche se Sam non è per nulla un clericale o comunque affiliato alla chiesa, ma viene spacciato per l'assistente. Quindi si presenterà così a Don Vilmo, a Don
oddio, non mi ricordo il nome, scusate, a Don Vilmo Barbé. Vilmo è un nome, tra l'altro, non so come gli sia venuto in mente, vabbè. E qui comincia questa storia. Abbiamo un'alternanza tra passato e presente. Il passato per capire da dove arriva questo Irving, che cosa è successo prima, e nel presente invece vediamo come si arriva là, anche come viene affrontata da parte dei poveri, dei disperati, e dopo poveri disperati intendo proprio poveri disperati, l'avvicinarsi al santo. Questo santo che si spaccia di umiltà, no? Di bontà, di come si chiama, di speranza, insomma, ha belle parole, è un bel imbonitore. Ed è praticamente, promette la cura, ecco, la cura al male che affligge. Cioè, ovviamente ci si rende conto che c'è qualcosa che non va. E se ne rende conto molto bene Sam, come facevo vedere nella vignetta iniziale, che c'è effettivamente qualcosa che non va. E in questa vignetta abbiamo proprio il mistico e Sam che hanno questa specie di incontro e lontananza. Ecco, Davide La Rosa è bravissimo a tracciare questo confine, no, di disperati, forse in alcuni punti proprio di illusi in una maniera incredibile, che pur di ottenere sono arrivati all'ultimo, diciamo, all'ultimo stadio della speranza, in cui si crederebbe a qualunque cosa. Per me è inquietante, allora mi è sempre stato inquietante parlare di cose che riguardano bambini, cioè, lo dico subito, meglio horror con bambini, cioè mi danno fastidio, proprio mi sento male io, oggi a maggior ragione. Quindi tutta la scena che va da pagina, diciamo, 38 fino a pagina 47, che poi è anche una scena molto importante perché ci svelerà cosa c'è all'interno di quella grotta, o comunque che cosa possiamo intuire che ci sia, e aprirà anche l'incontro tra Sam e Irving. Però tutta questa scena con il ragazzino malato mi è stata molto pesante, cioè devo essere, io ho avuto veramente fatica a leggere quel pezzo, era abbastanza chiaro che sarebbe andato a parlare lì, però è stata veramente forte come scena, cioè questo è un albo proprio disturbante. Tanto che alla fine il discorso ragazzini ritornerà, perché sarà Irving stesso a sconfiggere la moltitudine che ha dentro. Come posso dire, Davide La Rosa ha costruito una storia horror con delle basi molto molto importanti, anche molto semplici per certi versi, cioè la ciarlataneria. Però qui una ciarlataneria finta, perché in realtà le guarigioni avvengono con dei danni collaterali. Questo più o meno è quanto. Si arriva a capire cosa succede proprio per questo demone che mangia altri demoni. Quindi Irving ha creato quando era piccolo questa ombra al suo interno, e questa ombra ora lo sta possedendo, ma invece di possederlo trasformandolo in un mostro, lo ha praticamente trasformato nel suo braccio armato per andare a fare spesa, fondamentalmente portargli le anime da mangiare. È una cosa molto particolare. Ed è un tipo di possessione che non avevamo ancora visto. Cioè, e questo qua praticamente si aggrega, si fonde con gli altri demoni. Cioè, è una cosa molto particolare. Ogni numero troviamo delle sfaccettature di possessione, di demonologia diverse in Samuel Stein. Ecco, qui ne abbiamo un altro esempio. Piano piano questo tassello, questa enormità, questa biodiversità all'interno dei demoni fondamentalmente si sviluppa davanti a noi. Ecco, Davide La Rosa ha fatto un bellissimo albo che a me ha fatto paura, no, perché ormai credo che la paura sia stata un po' sorpassata, però inquietudine, cioè è vero, leggendolo io ero inquieto. Già le scelte di sceneggiatura iniziali, no, che sono classiche, canoniche, però sempre d'effetto, come il non far vedere, dare la sensazione di stupore ma non far vedere fino in fondo, quindi accennare, poi dare la botta diretta che si ricollega a quel, cioè tutte queste piccole sfaccettature hanno dato sì che questo numero sia veramente solido e importante. Ovviamente la risoluzione avviene con la grossa partecipazione di Sam, però in realtà Sam qui non è il risolutore, ma è il tramite che mette in moto la risoluzione. Quindi anche lì è un eroe, ma è un eroe che serve a spronare qualcosa. Ecco, non voglio entrare troppo nel, come si chiama, nel,
nello spoiler, voglio che ve lo leggiate, perché veramente è un albo importante, un albo bello. Sicuramente con questo caldo qualche bel brividino lungo la schiena male non fa, e qua ce l'avete. Certo, a me ha pesato molto, ripeto, quelle pagine del bambino, perché effettivamente, lo ammetto ragazzi, io sarò quello che sarò, ma ho un certo tasto dolente su queste cose, mi inquietano tanto, ecco, mi lasciano proprio disagio, ecco, quella parte mi ha messo proprio a disagio. Capisco che l'equilibrio di trama sia importante, perché poi darà il moto a tutto il resto, con il collegamento anche con Irvine, lo capirete poi, però effettivamente mi ha dato proprio un grosso disagio, ecco. A parte questo, che è una mia pippa personale, l'albo è veramente bello, cioè io vi consiglio di leggere Samuel Stern. Vi consiglio di partire anche da questo, non è un problema, non c'è una continuità serrata. Nel caso ci dovesse essere, lo scopriremo più avanti. Ad oggi è una indagine che può anche servire da introduzione al mondo di Samuel Stern, cioè nel senso, potete entrare anche da questo numero nel mondo di Sam, poi al massimo ricostruite i numeri precedenti, ma ogni numero è fruibile a sé stante. Questo, secondo me, ripeto, è un bel numero. Davide La Rosa ha fatto un bellissimo lavoro. E ragazzi, sinceramente, Samuel Stern ha 9 mesi di vita, ok? Almeno, più o meno. In edicola il numero 1 è uscito 9 mesi fa, questo è il 9, quindi tanto mi dà tanto. Ma è una solida realtà che personalmente io consiglio a tutti coloro che cercano un determinato tipo di svago da edicola, un determinato tipo di intrattenimento, ma anche un determinato tipo di fumetto, di dargli un occhio, perché ne vale davvero la pena. Con questo numero penso che, come se ce ne fosse bisogno, abbiamo messo un altro tassello nel mondo sterniano e abbiamo trovato un altro numero che ci fa dire wow, che bello leggere Samuel Stern. Ecco, quindi per me è promosso con inquietudine, con quel sano senso anche retro nella lettura, però davvero davvero un signor albo. Quindi 10 minuti che sto qui a raccontarvelo, però vorrei che andaste davvero, uscite e andate a comprarlo. Poi almeno da me ha smesso anche di piovere, quindi meglio ancora. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti a casa del Mistico per vedere come se la caverà il Mistico con Samuel Sterna e questa sua trasferta. Mi raccomando, andate a comprarlo. Complimenti.